Natalina Vistoso, 92 anni, lei è una delle ospiti della casa di riposo di Terramaini. È emozionata per la stanza degli abbracci, questo abbraccio? Molto. E molto contenta anche che siete venuti. Per me è stata una cosa bellissima che avete avuto il piacere di venire a trovarci. Lei quanti anni ha? 92, li compie a ottobre. Chi aspetta qui nella stanza degli abbracci? Dei suoi parenti? I figli, i nipoti, di quelli. Da allora, quanto tempo non li vede? Da quando sono... No, l'altro giorno l'ho visto da lontano. La mano così, ma... E poi c'erano 3 mesi che non ci vedevamo niente. Per colpa del Covid? Sì. Emozionata, si è messa anche a piangere, sì. Lei. È commovente come sì, scelta. Molto, perché sono rimasta molto contenta come mi avete accolto. Lei da quanti anni è qui? No, un anno e mezzo. Sono venuta la notte di Capodanno. Ho fatto il veglione qui. Com'è vivere qua nella casa di riposo? Come anziani. Lei cosa ha fatto nella vita? Io cucito. Cucito. Quanti figli ha lei? 3. Oggi ha ricevuto un abbraccio da parte dell'assessore politica e sociale, sì, con i Cagliari. La conosco, ho già avuto la foto con per Capodanno, la notte di Capodanno, 2 anni fa, che è venuta a farci la foto. Il prossimo abbraccio lei spera che sia con suo figlio nella stanza, qui, ovviamente, vuole suo figlio. E certo, se fosse venuto. Lo aspetta però. Ah, ecco, è certo. Mi sarebbe piaciuto. Un altro ospite della casa di riposo di Terramaini è lei, Teresa Scano, 81 anni, lei da quanti 82, anni è qui? 7 anni. Da 7 anni qua. Sì, sì. Lei, quando è l'ultima volta che ha visto i suoi parenti? Quando? L'ultima volta che ha visto i suoi parenti quando è stato? Da parecchio, perché stanno male, capito? E ci sono anche qua le limitazioni legate al Covid. Sono molto emozionata, sì. Però qui non ci manca nulla, capito? C'è l'emergenza Covid, c'è stata per molto tempo e c'è ancora, quindi le visite sono comunque limitate, meglio vietate, a distanza. Però, sì, a distanza, però va bene così, capito? Lei come ha vissuto questo periodo? Sono stata male, sto male, capito? Lei non ha avuto il Covid? Sì. Ah. Sono recentissima. Sono liberate perché io sono stata l'ultima. L'ultima? Ad essere, sì, proprio per il 13 di maggio. Per è stata la Madonna in ospedale? Di Fatima. Lei per è stata... La Madonna di Fatima ci hanno liberato tutti. E lei è stata in ospedale per il Covid? No, all'ospedale no, no. Non c'è tanto bisogno, però ho appesantito per i miei mali, che mi gira sempre la testa. Vedrà che come parlo un po' la voce. Lei ha dei figli, naturalmente, no, dei parenti? No. Sì, la mia sorella ma sta male, sta male. Quando starà meglio, lei sarà felice eventualmente di poterla vedere qua nella stanza degli abbracci? Se riescono a portarla, sì. Lei per quanto tempo ha avuto il coronavirus? Per quanto tempo ha avuto il Covid, lei? No, lei 4 settimane. 4 settimane, ma ripeto, non grave. I miei mali appesantiti, capito? Sì. Della testa che non potevo muovere, la testa, gli occhi. Qua comunque non manca nulla, sì, siete seguiti e coccolati. Molto, il nostro direttore sempre presente, l'assistente sociale che è una dolcezza. E poi oggi questa grande emozione con tutte queste grandi autorità che noi seguiamo in televisione.